Come avete visto nel titolo del video, sono in questo paradiso, in questa meraviglia a Lampedusa e purtroppo ho avuto un brutto incidente. In questo video vi voglio raccontare e farvi vedere il quanto, come abbiamo viaggiato, com'è stato bello i primi giorni e adesso gli ultimi giorni un po' meno belli, però adesso vi racconto tutto. Siamo partite molto presto con il volo delle 5:45, siamo usciti di casa di notte, mi ero fatta tutte le trecce, tutta bella per le vacanze al mare, per fare video, per fare foto. Sono durate 2 giorni. Va bene, è stato per la prima volta il mio primo viaggio in compagnia, mio primo viaggio con delle amiche care. Quindi ero molto felice e molto eccitata di questi giorni che dovevamo passare insieme qui a Lampedusa. Il primo giorno abbiamo visto l'alba, siamo andati fuori in barca, è stato bellissimo. Ho volato il drone, ho preso delle bellissime riprese con il drone. Però ecco qua, siamo arrivati il primo giorno di Lampedusa. Spero di farvi vedere tante cose belle. Spero che vi innamorerete anche voi di questa isola meravigliosa, di questo posto meraviglioso. È stata una giornata meravigliosa. Poi la sera siamo andati a mangiare in una pescheria qui locale, dove la sera diventa un ristorante e ci siamo troppo divertiti. Abbiamo mangiato benissimo da Gianni e abbiamo bevuto tanto anche. È stata una serata strepitosa. Non facevamo altro che fare fotografie, eravamo troppo felici. E il giorno dopo siamo usciti in barca di nuovo, il mare era molto più bello. In barca abbiamo anche pescato, abbiamo fatto la pesca a traino, non so come si chiama, e abbiamo preso 2 pesci. Bellissimo! Fai il video, fai il video! Girati di qua! Un lampuga e un tonetto. È stato troppo bello e troppo eccitante. E poi l'abbiamo anche mangiato il giorno dopo, l'abbiamo cucinato e l'abbiamo mangiato, erano buonissimi. Il mercoledì mattina, molto presto, Monica è partita, mercoledì 31, la terza amica doveva lavorare, quindi lei è tornata a Jesolo e io e Elena siamo stati qui un po' a casa. Abbiamo deciso di non andare fuori in barca quel giorno e Giovanni ci stava aspettando alla spiaggia della Guicia. E quindi ci siamo preparate, verso le 10 qualcosa ci stavamo recando verso la Guicia e lì è successo il fattaccio. Gio, siamo, sì, perché? Cosa c'è qua? Siamo cadute. Siamo cadute. Siamo qua, ti ho mandato la posizione. Abbiamo fatto un incidente, siamo proprio scivolate, brutte, cadute e fatta male. Fortuna ha rotto niente, però cazzo. Dove un po'? Va?
praticamente stavo guidando io e con lo scooter su una discesa poco inclinata. Avevamo delle macchine dietro, non stavo andando forte, stavamo proprio arrivando alla spiaggia, c'erano delle curve, stavamo scendendo questa strada, c'era una curva a destra con un po' di pendenza a sinistra, una strada un po' fatta male, e era molto scivolosa, sporca di olio, e, non lo so, all'improvviso ho perso il controllo dello scooter e lui è partito, e con lui anche noi. Io mi sono fatta delle brutte ferite su tutte e due le ginocchia, anche qui la mano, e la mia amica si è fatta un po' male, sì, un ginocchio, un po' il gomito e un dito. Elenia, la mia amica, oh scusa, sporco, aspetta. Elenia, la mia amica, compagna d'incidente, è andata a fare il bagno. È là già da un po'. Io sono qua da sola, non me la sento di fare il bagno. Guarda come sono messa. Niente di che. Okay, no, ok, sono brutte le mie ferite, però ripeto, non so se l'ho già detto, meno male che non mi sono tagliata, non ho rotto nessun osso. A posto, e lei è un po' esperta di farmacia, quindi magari riusciamo a curare queste ferite più velocemente. Sono un po' nervosa ancora, soprattutto se parlo. Stiamo usando questo, le betadine e questa crema qua, l'ho appena messo sopra la ferita, non ve la faccio vedere perché fa schifo. E ho anche piatto perché mi dà fastidio. Sono stata interrotta, dobbiamo uscire, andiamo in farmacia. Insomma, siamo cadute, stavano passando una macchina e uno scooter, loro si sono fermati, ci hanno aiutato e noi... È stato brutto, è stato traumatizzante, abbastanza demoralizzante, però alla fine diciamo che... nel male è andata bene, perché potevamo farci più male, e qui in questa isola se ti fai del male purtroppo non hanno delle belle strutture sanitarie, magari mi dovevo anche prendere un aereo e andare a Palermo, quindi diciamo che è andata benissimo. Quello che voglio dire è che bisogna sempre cercare di vedere il lato positivo, no, di una situazione, di guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, perché non dobbiamo dare per scontato che tutte le cose vanno bene, e quando qualcosa va male bisogna guardare il lato positivo di questa cosa, che c'è sempre un lato positivo. Il lato positivo è che non mi sono fatta più male di così, e che mi posso riposarmi, che sono in questo posto meraviglioso, che ho dei buoni amici che prendono cura di me, e che ho anche tempo e voglia di fare video per voi. Ecco, spero che tutti voi possiate trovare un lato positivo di una brutta situazione, perché questo vuol dire resilienza, e questo vuol dire avere forza per affrontare tutte le situazioni della vita. Vorrei fare di più, vorrei mostrarvi di più, però diciamo che mi sento molto demoralizzata, psicologicamente sono un po' giù, però cercherò di fare un bel video per voi, con almeno delle belle immagini, e che io anche possa darvi un messaggio positivo. A tutti voi. Commentate qua sotto un po' come affrontate delle situazioni improvvisate, così un po' brutte. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video e spero che vi sia stato di aiuto. Scusa se vi ho fatto vedere un po' di immagini un po' brutte delle mie ferite. Vi mando un bacio grande, ci vediamo alla prossima. Ciao!